deve avere quella direzione lì, allora ti fanno pensare che se anche le leggi della fisica in qualche modo il tempo non lo considerano in maniera piena, allora cioè ti viene il sospetto che il tempo potrebbe essere quasi un'illusione, diciamo, no? Però è un concetto abbastanza complicato. C'è una domanda da casa. Quale potrebbe essere la prossima scoperta scientifica secondo lei? A cosa si sta lavorando, se lo sa? Teletrasporto, propulsione o altro? Allora, teletrasporto, si parla tanto della quantum teleportation, però non è possibile da utilizzare per teletrasportare un essere complesso, purtroppo, così come è concepita. Poi se ci sono se verranno delle cose nuove non si sa. Propulsione, io ci sto lavorando su questo, però da scienziato dico che non ci sono dei risultati sperimentali che mi convincano e mi facciano pensare che la scoperta è veramente imminente, però il fatto che ci siano molte teorie e che la ricerca sia così intensa proprio in quel campo lì, allora mi rende ottimista, nel senso che di solito quando Edison lo diceva spesso, uno per ottenere un'invenzione, com'è che diceva, era tipo 90% di sudore e 10% di intelletto, nel senso che più si prova, più si prova, cioè se uno continua a tentare, a fare esperimenti, c'è caso anche che si arrivi al risultato, anche per, come si dice, serendipità, cioè io posso arrivare ad un risultato inaspettato che mi può fare avanzare in un campo senza che me l'aspettassi. Perciò il fatto di lavorarci sopra è una cosa positiva e sulla propulsione ci si sta lavorando. Altro, vabbè, è molto vaga come cosa. Comunque, pontologrammi, l'abbiamo detto, gravità artificiale. C'è anche possibilità di ottenere antigravità, ne parlavo in macchina quando venivo dall'aeroporto con il professor Savrie. C'è un fisico americano che ha spiegato che se io accelero una massa, se porto una massa ad una velocità maggiore a metà di quella della luce, davanti vengo a creare una specie di cono di gravità, di antigravità, perciò l'antigravità è una cosa che esiste nell'ambito della relatività, però anche questo deve essere testato. Teoricamente, però, funziona. Dunque, non so, c'è ancora qualche domanda Sì, ce via n'è una ancora internet? da Sì. qui. Allora facciamo l'ultima domanda via internet e tanto poi l'ingegner Boldrini credo che risponderà molto volentieri anche via internet a queste domande Ok, eventualmente. certo. Volevo sapere che tipo di carburante usano i motori a ioni che si stavano testando e quali erano i possibili sviluppi. Allora, il carburante, il propellente, cioè sono o gas o metalli. Dunque, nei motori ioni, quelli ad alta potenza, ci utilizza l'argon e lo xenon, che vengono ionizzati e appunto accelerati. E noi in IT studiamo i motori a indio. L'indio è un metallo che assomiglia un po' allo stagno, che viene fuso e ionizzato e estratto. Sono praticamente degli aghetti che vengono ricoperti di questo metallo liquido e nella punta viene applicato un potenziale elettrico molto elevato, avviene l'ionizzazione e questi ioni vengono accelerati in una direzione e la spinta in una direzione opposta. Non so come. Ce ne sono rimaste due, voi Va credete? bene, Sì, sì, proviamo. anche sì, si può fare. Puoi raccontarci, questo è un amico, di più sul motore di Urdar. Ti ringrazio Maria Elisa per la domanda. Se l'organizzazione vuole, posso. E quello è appunto nella presentazione, quella aggiuntiva, e extras. Ne avevo già parlato un po' prima, comunque, forse lei può darsi anche che ha scritto. Ti ringrazio. Ecco, il problema era appunto che cos'è veramente la massa di un corpo e come variare l'inerzia. E dunque,
Adesso il professor Savrio mi guarderà male perché abbiamo parlato in macchina, abbiamo avuto uno scambio di opinioni riguardo questo tipo di questo argomento. Ci sono diverse idee, diverse teorie che descrivono perché, qual è l'origine della massa di un corpo. Una è che è semplicemente una proprietà intrinseca, l'altra deriva dal campo di Higgs che si sta cercando di scoprire nel Large Hadron Collider. L'altra è quella del falso vuoto, cioè si pensa che in realtà l'inerzia è data da una specie di come si può dire, interazione fra la materia che si muove in questo falso vuoto, dove in realtà vengono delle fluttuazioni energetiche, come se fosse una specie di melassa, è una specie della vecchia idea di etere. E poi c'è il principio di Mach. Secondo il principio di Mach, ogni volta che una forza viene applicata ad un corpo, in realtà la reazione che deriva è legata causalmente alla massa dell'intero universo. In pratica, se non esistesse l'universo, non esisterebbe neanche la forza di inerzia. Per fare giusto un esempio di come potrebbe funzionare questa cosa, se io ho appunto una nave che si muove all'interno dell'universo in una direzione, è un po' come se ho un universo che si muove nella direzione opposta, sebbene qualcuno potrebbe avere da ridire. E siccome è stato provato dalla Gravity Probe B, che sarebbe una sonda che ha studiato il cosiddetto frame dragging, che sarebbe la distorsione, il trascinamento dello spazio-tempo che avviene attorno alla Terra per effetto della rotazione della Terra stessa, si può dire che l'effetto di inerzia dei corpi in realtà è un frame dragging dato dall'intera massa dell'universo. In pratica, quando io mi muovo, l'intero universo si muove nella direzione opposta e in qualche modo gioca contro il mio movimento, ok? E nel 53 Dennis Sciama si interessò al principio di Mach e da quella che era solo una congettura sviluppò una serie di equazioni capaci di dare un significato quantitativo al principio di Mach. Poi nel 90 il professor Woodward derivò finalmente un set di equazioni che mostra come sia possibile, grazie al principio di Mach, variare in maniera transitoria la massa di un oggetto, e quelli che sono i Mach effect che abbiamo visto prima. Comunque, poi si ricollega al discorso di prima, abbiamo due termini, uno può fluttuare positivo e negativo, il primo, e il secondo è sempre negativo perché ha due termini al quadrato con un segno meno davanti. Il primo è chiamato impulse term, appunto, che è il termine che può dare la possibilità del motore impulso, e il secondo è detto exotic mass generator term o wormhole term, perché genera questa massa negativa che potrebbe essere utilizzata per la warp drive e per i wormhole. Di solito il secondo termine negli esperimenti che si stanno facendo adesso non è così piccolo che è difficile da rilevare, perché comunque nel secondo termine si vede che c'è al quadrato un numero molto piccolo, ma per elevate potenze diventa predominante rispetto al primo, e con questa cosa qui appunto sarebbe possibile creare in linea di principio con poca energia una massa negativa superiore, cioè dell'ordine di grandezza della massa di Giove. Può sembrare strano, però essendo massa negativa, io per creare massa negativa in realtà non devo, diciamo, scientificamente parlando, non ho bisogno di energia perché è negativa. In realtà al più dovrei otterrò più energia, perché per compensare questa massa negativa avrò una energia positiva che sommata ad essa darebbe un valore nullo. Perciò nulla vieta la creazione di energia negativa utilizzando poca energia, diciamo così. Vabbè, questo l'abbiamo visto. Questa l'abbiamo visto. Vabbè, perché questo avviene con un'interazione con l'intero universo. C'è una teoria riguardo alla massa dell'elettrone che dice che in realtà la massa dell'elettrone è data da una massa positiva molto grande sommata ad una massa negativa anche molto grande ma un po' più piccola. Le due sommate danno origine alla massa dell'elettrone che si misura normalmente, e la massa negativa che si trova all'interno di un singolo elettrone ammonterebbe a circa 90 milioni di miliardi la massa dell'elettrone che osserviamo normalmente. Perciò appunto basterebbe denudarne un po', per così dire, cioè scartare la caramella per diciamo rendere
per estrinsecare la massa negativa che c'è all'interno, per ottenere grandi quantità di massa negativa. Però queste cose sono molto speculative, però è bello che si studi, ecco, che è una cosa che è allo studio. È il limite fra scienza e fantascienza, no? Vabbè, sì, abbiamo ancora una domanda, allora. Prego. Abbiamo ancora una domanda via internet. Cosa ci vuole per aprire un cerchio? Grazie per la domanda. Sarebbe bello, in effetti, appunto, di cose da studiare, come abbiamo visto, se ne sono parecchie. E esiste per ora, che io sappia, questa fondazione, la fondazione Tau Zero di Mark Millis, e sarebbe bello crearne una, questa qui è negli Stati Uniti naturalmente, in Europa non esiste niente del genere, sarebbe bello creare una cosa così, sarebbe una fondazione, ci vorrebbero finanziatori, oppure se fosse finanziata dall'università, professori disposti a, come posso dire, investire in dei concetti borderline, il che è un po' difficile, non è detto però che sia impossibile. Io sono ottimista, però non si sa mai. No, ma indubbiamente la proporzione è un argomento estremamente interessante. Allora, io mi fermerei qui, ringrazierei l'ingegner Boldrini per questa carrellata di informazioni interessantissime che ci ha dato. Non siamo in grado, è difficile dire quanto della fantasia scientifica dell'uomo si realizzerà nel futuro. Certo è che con un occhio al passato spesso le fantasticherie più assurde poi si sono realizzate. L'esempio classico è il volo. Adesso non sto dicendo che tutto quello che l'ingegner Boldrini ci ha raccontato sia in qualche modo futuribile, però insomma sarà per i posteri, per altre generazioni, forse vedranno qualche cosa di Star Trek che si realizzerà veramente. Per adesso noi ritorniamo ancora con i piedi sulla terra e vi aspettiamo per venerdì prossimo, dove si parlerà di un qualche cosa che si è realizzato dalle realtà dei supercalcolatori. Il professor Tripiccione dell'Università di Ferrara ci parlerà di supercalcolatori, appunto, con una conferenza dal titolo Dal pallottoliere al calcolatore quantistico. Grazie ancora per essere stati con noi, buonanotte a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ha funzionato. Tutto bene. Quando sono andato in moto.